In centinaia a Catanzaro, nel sit-in a sostegno dell'avvertenza dei tirocinanti calabresi. La manifestazione, organizzata da NIDIL, CGL, Felsa CISL, Will Temp e USB FDS, riguarda circa 4.200 lavoratori impiegati negli enti locali calabresi, ma che rischiano di non avere prospettive per il futuro. I sindacati sollecitano la stabilizzazione di questi precari e chiedono alla politica un impegno concreto, in quanto un emendamento al mille proroghe prevede la possibilità di una contrattualizzazione per 18 mesi a 18 ore, ma rimanda a una dotazione finanziaria di soli 5 milioni di euro, del tutto insufficiente a fronte di un fabbisogno di circa 70 milioni di euro annui. Ma i lavoratori chiedono basta sussidi, lavoro, lavoro, lavoro. Noi vogliamo la contrattualizzazione così come era stata promessa da parte della deputazione parlamentare calabrese. L'intervento normativo che è stato fatto non è sufficiente per risolvere i problemi di 4.000 lavoratori, molti di questi rimangono fuori con quell'impianto normativo. Servono le risorse economiche, quindi servono 70 milioni di euro, serve aiutare anche gli enti comunali a fare la contrattualizzazione. Al momento siamo solo agli impegni e alle promesse, così non può andare. Il messaggio di oggi è un appello al governo centrale, al governo regionale, agli enti locali. Bisogna trovare le risorse necessarie per dare dignità a questi lavoratori, per poter procedere all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, con CGL e CISL e UIL, servono 70 milioni di euro. Quindi per poter dare dignità a questi lavoratori bisogna mettere nel piatto 70 milioni. E allora è bene che ci sediamo attorno ad un tavolo e recuperiamo le risorse necessarie. Abbiamo una parte di questi lavoratori che sono rimasti addirittura fuori dal bacino, vanno recuperati anche questi lavoratori, una parte di questi lavoratori sono prossimi alla pensione, noi sappiamo che sono stati già penalizzati perché negli ultimi periodi non hanno contribuzione versata e quindi proprio attraverso questa contrattualizzazione che si possa recuperare, sia pure tardivamente, una parte dignitosa che possa consentire domani una pensione più tranquilla a queste famiglie. Io li definisco fantasmi, come quello stiamo facendo una battaglia verso il lavoro precario e abbiamo definito proprio questi lavoratori che sono in continuità di precariato i lavoratori fantasmi, che però sono lavoratori che garantiscono i servizi all'interno dei nostri comuni, all'interno della nostra regione. È a loro che dobbiamo dare un segnale importante perché conosciamo bene la situazione dei nostri enti locali, molti sono in dissesto, molti sono commissariati, molti sono sotto organico e loro hanno continuato in questi anni a lavorare percependo miseramente 700 euro al mese, non avendo garantiti diritti, tutele, e quindi oggi non possiamo ancora continuare a parlare se stabilizzarli o meno.